ci stiamo tutta la sera così, eh? Ciao a tutte. Siamo da poco. Non c'è voglia di parlare. Niente, siamo stati da Pompi, abbiamo mangiato tanto, adesso ci riposiamo un po' e poi andiamo a ballare. Io ci provo perché è un tipo di ballo che non ho mai fatto, quindi farò le peggio figure del merda. Ma non è vero. Diciamola così. E quindi ci siamo acchittati stasera. Fai vedere come ti sei acchittata. Allora, che non si vede il tacco. Facciamo vedere come sta. Che si sta molto scollato, guardate le mie tette. Da notare le tette enormi. Non è più sciappa, ma so bene. Schiariamolo. Differenza della sottoscritta. E chiunque... No, beh, no. E... Ah, ti faccio vedere il tacco. Il tacco che non si vede. Beh, forse sì. Tira sul piede. Eccolo il tacco. No, sono bellissimi sti stivaletti. Come ho detto nell'altro video, nonostante la mia altezza, metto comunque tacchi alti. Iniziato. Stiamo andando al barrio latino, la sto portando a ballare salsa, cosa strana per cosa lei. Impossibile. Io ripeto, è molto impossibile. No, però ce la farà. Io troverò un bel maschione con cui ballare salsa per la prima volta. Il maschio è merda. Questa canzone è dedicata a Carlo, il mio insegnante di pop. Un, detto da Leonora, un fregno di Dio. Figo proprio. Che l'altra sera si è proprio scordata a venire. Potevi pure venire. Dovevo lavorare. Ti sei persa certe cose. Lo so, però purtroppo cosa bisogna fare? Io finalmente sono entrata nel cucciolo. È vero, lo dovevi dire sta cosa. Lo devo dire, adesso lo dico. Sono ufficialmente entrata nell'asilo nido come maestra e ribadisco il nome, il cucciolo. Ora lo posso dire. Ho vinto. Io aspetto il regalino. Sì, sì, pure aspetto lo stipendio. Il primo stipendio. Saremo tutti contenti, credo, pure mia madre. Felicità. Mi ha smesso di dire mamma e la mano. Meglio. Un giorno dobbiamo andare a ballare a salsa però. E che mo che stiamo a fa? No, con Carlo. Ah, così le figure di merda. Portiamo Carlo e Fabrizio a ballare salsa. Così vengo io. Così Eleonora la lasciamo a ballare con Carlo, io ballo con Fabrizio. No, no. No, non esiste. Noi aspettiamo solo di andare a in un paese. Oddio! Io aspetto con ansia. Io non ce la voglio più andare. Io sì invece. La devo far pagare a cara. Ricordalo. Stavolta non mi embriago. Vabbè. Anche perché se ti embriaghi te. Addio però. Cioè, l'altra volta mi hai riportato a casa te. Sì, ma inquadrati perché è inutile che stai a parlare dietro la telecamera. Come faccio a inquadrarmi? Come gli antichi. Capito? Mi inquadrerò? Sì. Dai. Quindi se ti inquadri, se... Ciao. Se ti imbriachi te... È la fine. Io devo... Se torna più a casa. Fa qualcosa. Vabbè. E tu ovviamente ti ubriacherai dopo aver parlato. Ma io penso che non parlerò quella sera. Sarai tu quella dalla parte del bancone. Esatto. Andrò io dietro al bancone. Ricordiamo i bei momenti passati. Dietro a un bancone del bar, non mi ricordo neanche come ci sono finita. E come ho aperto la birra a una certa persona che ha negato tutta l'evidenza. A un altro fa